Buongiorno a tutti, sono la professoressa Alice Lazzaroni e oggi il caffè ve lo offro io. Vorrei portarvi oggi nel mondo della street art perché qualche giorno fa ho letto un articolo che riguardava proprio questo argomento. Un'emulo di Banksy ha realizzato il dipinto, una copia del celebre dipinto della celebre opera di Banksy, Girl with Balloon, a San Bassano, in provincia di Cremona. Quest'opera rappresenta una bambina che lascia andare un palloncino a forma di coronavirus. È un modo di come la street art diventa un'arma di resistenza al coronavirus. Sicuramente è un murales che ha portato tanta gioia in questo paese, in provincia di Cremona, ed è quello di cui abbiamo bisogno sicuramente di speranza in questo periodo buio in cui siamo costretti a fare i conti un po' con la tristezza che per forza ci sta attorno. E io invece voglio parlarvi di una cosa felice, come la street art. Il celebre esponente di questa arte è Banksy, e appunto l'originale di questa copia realizzata a San Bassano è stata realizzata a Londra nel 2002 e si chiama Girl with Balloon o There is always hope. C'è sempre speranza, che è proprio quello di cui si ha bisogno adesso. There is always hope è stato realizzato fuori dal muro di un negozio di Londra e rappresenta una bambina che o lascia andare o rincorre, a seconda di come uno lo vuole interpretare, un palloncino rosso a forma di cuore. A me piace pensare che questa bambina in realtà sta inseguendo il palloncino e che quel palloncino rappresenta i suoi sogni, la sua felicità, il suo futuro, e quindi è un'immagine assolutamente positiva, come lo sono d'altra parte la maggior parte delle immagini di Banksy. Questo street artist è un esponente della guerriglia art, che è una forma interna alla street art, che si caratterizza per l'anonimato dei suoi artisti. Banksy è un artista anonimo, soprattutto perché è ricercato dalla polizia inglese, perché come ben sapete o come immaginate, i graffiti nella maggior parte del mondo sono ancora considerati illegali. Quindi la polizia inglese ancora sta cercando di prenderlo, di acciuffarlo per dei graffiti, per dei murales che ha realizzato tra fine anni 90 e inizio anni 2000, principalmente tra Bristol e Londra, per quanto riguarda l'Inghilterra. Lui è uno dei miei artisti preferiti perché la sua arte è sicuramente anticonvenzionale, è un'arte però pacifista, antiguerra, che arriva a tutti. Perché? Perché utilizza delle immagini semplici che sono dirette a tutte le classi sociali, senza distinzioni di età, senza distinzioni di genere, e quindi è un'arte che ci coinvolge tutti. È un'arte che si può percepire tranquillamente anche mentre passi in macchina, si ferma al semaforo e ti cade l'occhio su quel fantastico murale se inizi ad immaginare cosa possa raffigurare per l'artista o per te stesso l'immagine che hai appena visto. E sicuramente Banksy è un artista che ancora non è capito, soprattutto dagli esponenti dell'arte, diciamo, tradizionale, i principali direttori dei musei, alcuni lo amano e altri lo odiano. C'è chi impazzisce perché vorrebbe togliere il murales dal muro e accaparrarselo ad un'asta, c'è chi invece quando lo vede vorrebbe eliminare immediatamente, cancellare il murales che ha appena visto. Però, amato o odiato, tutti lo conoscono e tutti ne parlano. Anche perché io vi consiglio caldamente di guardare il suo Disaster Documentary, che diciamo che è un documentario che parla della street art e si chiama Exit Through the Gift Shop. Lo trovate facilmente online, ma io vi consiglio di acquistarlo perché insieme al DVD trovate anche questo libro, che è uno dei miei libri preferiti, We Are All Fakes, che rappresenta uno dei suoi rats, uno dei suoi topi, che sono facilmente visibili in tutta Londra e nella maggior parte delle città inglesi, perché rappresenta proprio i topi, perché Banksy vuole rappresentare le classi sociali che sono dimenticate, e i topi rappresentano quegli animali di cui tutti vorremmo sbarazzarci. Lui invece usa proprio i topi, rappresentati in modi diversi, ovviamente, in situazioni diverse, per esaltare, per innalzare le classi sociali di cui
di cui tutti vorremmo sbarazzarci. Quindi vi consiglio caldamente di andarvi a vedere Exit Through the Gift Shop, o ancora meglio, acquistare il DVD, perché trovate questo libro che è molto leggero da leggere, contiene una sua intervista e vi permette di fare un bel affondo nella street artist, che è sicuramente un mondo da conoscere, perché la street artist è anche utilizzata molto a livello commerciale. Banksy, come dicevo prima, è un pacifista, è un artista che utilizza la sua opera per dare messaggi di pace, e vi consiglio di andare di cercare in internet il muro, il murales che ha realizzato sul muro che divide Betlemme, perché ha realizzato degli squarci su entrambi i lati, è pieno di murales che rappresentano immagini gioiose, perché Banksy immagina ciò che si può trovare al di là del muro. Anche qui, alcuni hanno amato questi murales, altri lo hanno odiato. Fatto sta che la maggior parte dei murales sono ancora visibili durante la visita di Betlemme. Quindi, ragazzi, vi consiglio di informarvi sulla street art, di leggere il più possibile su Banksy, e ricordatevi: there is always hope. A presto!